Ciao ragazzi, oggi ricomincia il campionato. Vedete la mia faccia? Bene. Allora, io non voglio, sapete, essere sempre quello negativista, tutto quanto, perché poi tanto mi mette a insultare occasionale, cose varie. Allora, io vi dico una cosa sola, e deve bastare. Poi comunque nel post partita faremo un discorsino, perché lo faremo. Però vi dico una cosa sola, godetevi questa partita, perché dalla prossima si ride. Roma, Supercoppa, Lazio, Derby, Champions League, ragazzi, sarà una carneficina. Ve lo dico perché ho visto come il Milan ha finito il 2022 e come ha giocato le amichevoli e quanto è piena l'infermeria, ragazzi. Preparatevi. Oggi non c'è l'audio in DI, purtroppo ci sarà il rientro qua delle casse, che devo fare. Si comincia, via le notifiche, memore dell'anno scorso, ragazzi, mai dare per scontato questa partita. Due minuti non abbiamo toccato palla. Allora, ho giocato la schedina dei cartellini gialli, dovrebbero ammonire Koulibaly, dovrebbero ammonire anche Dumfries. Bravo Bennacer che perde palla al centrocampo, bravo. Bravo, 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 bravo. Dai, che il campionato si ferma due mesi, torneremo più forti di prima. Certo, lo dissi sin da subito che quando sarebbe ricominciato il campionato sarebbe ripartita la solita musica. Mamma mia, Tomori, che cazzo combini! Da solo, si è fatto togliere la palla, da chi è? Koulibaly! No, vabbè, ma io che sto vedendo? Leao? Oh, dai, 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 dai! Ochoa! Addosso, che giocata di Leao, ma subito prima palla del portiere. È ricominciata la rumba! È ricominciata la rumba! Potevamo prenderlo noi al posto di quella seggiola che ci abbiamo in porta, Tatarusano, no? Bella, perso giro di testa! Fuori. Si arrampica di testa. Ed era anche fuori gioco. Pensate un po'. Parso nel 2010, insomma. Bella per Leao. Ma oddio! Ha saltato il portiere! Buono! 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 Rafa! Dai! Qua Ochoa l'ha fatta brutta, Qua l'ha fatta brutta Ochoa, Mamma mia! Cioè, se vedi che l'attaccante ti si sta avvicinando in maniera piuttosto prorompente, devi arretrare. Comunque buono. Rafa 1-0. Esultanza placata. Perché contro Spezia e Fiorentina eravamo andati in vantaggio. Poi sappiamo cosa è successo. Comunque mi sembra tutto regolare. Non si sa mai, quando si tratta di Milan e annullare gol, ragazzi, siamo i primi, siamo i campioni nel farsi annullare gol. Insomma, era già la seconda volta che si trovava da solo davanti al portiere, quindi è anche capibile. Rafa, buona, la mette dentro e non c'è nessuno. Tonali, tira, tira! La parata, Brahim Diaz, dai, 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 dai! Tonali ancora! Andiamo! Sandrino! 2-0! Sandrino! Buono per il fantacalcio pure. Bene, mi dovete ammonire Koulibaly perché ho la schedina dei cartellini gialli, mi raccomando. E perciò anche il 2 del Milan, quindi mi va benissimo così. Sandrino, Tonali, vamos. Oddio, no, 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 no. Grande Tomori, che scambio avevamo fatto. Sì, vabbè, quando si era solo contro Tatarusano hai fatto gol. E perché hai fatto gol? Cioè, potrei farlo anch'io da solo contro Tatarusano. Bella per Tonali, è buona, è regolare, è regolare. Perché devi far fare gol a Giroud? Fallo tu, no? E tanto è fuori gioco. Calabria per Giroud. C'è Rafa. Buona. Dentro Giroud. Brahim. Abbatte Bradaric, c'è ancora lui. Peccato. Ci stiamo riprendendo. Ma ripeto, questa partita, ragazzi, non è niente in confronto a quello che verrà. Bella Diaz per Leao, 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 Leao. Dentro Giroud. La palla di Ochoa. Qua c'è una mano clamorosa. C'è una mano clamorosa, ragazzi. Bella, bello Hernandez. Ancora Ochoa, ragazzi. Sta tenendo in piedi. Come fuori gioco? Ma gli è... ma gliel'ha passata Lovato la palla. Ma che cazzo si fumano gli arbitri? È ricominciata la rumba anche qui. Ochoa sta tenendo in piedi palesemente la Salernitana, eh. E che cazzo si fumano gli arbitri? Io non lo so. La soubrette ha fatto l'arbitro, la soubrette. Minchia che equità che c'è in questo calcio oggi. Metà febbraio, Maignan. Cosa?
No, prendetemi un altro portiere perché con Tatarusano, ragazzi, alla Supercoppa non la voglio giocare. Smadonnerei malissimo. 5 mesi fuori per un polpaccio. Cioè, faceva prima rompersi il crociato. La Radovanovic. No. Bavo. Chi era? Calulu, sì. Io che mi ero portato a pranzo e mi sono dimenticato di aprirlo praticamente. No, Salemaker, se difendi palla col corpo ti prendi il rigore. ASMR. Questa è la situazione di prima con Leao che pennella, Giroud che cerca la rovesciata anche in anticipo. Quello white è buonissimo però. Più buono di quello normale, Finta di Benacer, stavolta batte Tonali. Che blocca. Se Leao ci arriva di testa mi fa un altro assist. Però la mia mano arriva al Kinder Bueno White, quello ci arriva. Rimorchio, c'è Sambia che deve controllare. Sambia, no, fuori. Molto male. Finisce il primo tempo 2-0. Bene così, bene così, bene così. Va bene, ci siamo. Batte il Milan. Vamos, dai. Dentro da Giroud che salta Ochoa. Ma poi cazzo succede? Fuori Lovato. Ero bello tranquillo a cercare un cavo. Questo era fuori gioco però. Palla di Salemakers. Era vicinissimo, l'ha coperto bene il difensore. Leao, Giroud. 3-0. Giroud. In bocca Ochoa. Ma è saltato la zona, bene. Piontek, per ora posizione buona. Piontek. Grande Tomori, grande. Grandissima partita di Tomori. Tre interventi difensivi piuttosto tosti. Cioè, sti qua non ci stanno a capire niente. Nonostante tutto vinciamo solo 2-0. Io voglio alzare emotivamente l'asticella e voglio di più da voi. Voglio perché so che potete dare di più. Benacer, Calulu lì, a palla Tomori. La tocca per Diaz, è fuori gioco. È fuori gioco ragazzi. Lo tolgono. Sicuro. Tocca Tomori, poi la tocca di nuovo Prime Diaz sotto porta. Comunque, che la tocchi o non la tocchi Prime Diaz, secondo me era oltre. Cioè, così di primo acchito, mi pare molto oltre. Non lo so. Io più chi tocca non tocca, io non so la posizione. Comunque Ochoa ha preso anche questa. Non lo so, io considero tutto, visto quello che è successo ultimamente, ragazzi. Considero tutto. Dai, se entra De Ketelaere voglio il gol suo, dai. VAR, l'ho detto, ragazzi. È fuori gioco. Ma l'ho visto sin da subito, ragazzi. Si è visto occhio nudo che era fuori gioco. Il portiere non lo disturba. È fuori gioco evidente, ragazzi. Sì, sì, questo è fuori gioco tutta la vita. Questo è fuori gioco. Raga, ma che occhio c'ho? Che occhio ho avuto, ragazzi. L'ho detto, praticamente la palla doveva ancora entrare in porta. Attenzione che Bonazzoli. Bonazzoli. Attenzione a Bonazzoli. Non ci ha dato neanche il calcio d'angolo. L'arbitro qua, raga, è un fenomeno, forno. Ma vatti a vendere a Media World invece di fare l'arbitro. 6 tiri in porta a 0. È vero che comunque, ragazzi, senza Candreva la Salernitana perde tanto. Poi vabbè, penso che anche con Candreva il risultato sarebbe così, lo stesso. Però comunque è un uomo molto importante per la Salernitana. Bravo De Ketelaere, bravo, dai! Bella per Salemakers! E poi si perde Leao, va bene. Però la giocata era molto buona. Giroud per Salemakers! Anzi, De Ketelaere, dai! Giroud, De Ketelaere, sterzata, nasconde il pallone. Ma tira prima, figliolo, però. Coinvolto da Tatarusanu, controllo rischioso, poi si prende il fallo e... Rosso! Per Bradaric. Cassigna. Io c'ho sto giallo di Koulibaly che mi serve per la schedina, no? Va a vedere. Questo è giallo. No, ho sbagliato il rosso. Giallo, ok. Adesso ha senso. Fate anche io lì per le detto rosso. I rossi li danno a Leao per le rovesciate. Praticamente a quello è stato inventato il cartellino rosso. Per darlo a Leao quando fa la rovesciata. Pionte capre. Dentro c'è anche Dia.
Koulibaly. Li confondo, Dié e Koulibaly, scusate. Ecco, anche Sambia. Sambia, Dié e Koulibaly. Per me sono tutti lo stesso giocatore. Tatarusano che va. E sembra il mio gatto che scende dal letto quando si butta. Bello Tatarusano che rimbia sui piedi di quello della Salernitana, ragazzi. 79 minuti, non abbiamo preso neanche un tiro in porta. E Tatarusano è riuscito a giocare male lo stesso. Record. Giallo per Koulibaly! Sì! Andiamo con la schedina! Giallo per Koulibaly! Esulto più di un gol. Ora mi serve il giallo di Dumfries stasera. Tonali, bella per Giroud. Che stecca. De Ketter ancora. Ochoa. No vabbè, Ochoa ha tolto il primo gol, che effettivamente ha fatto una mezza minchiata, ragazzi. Potevamo stare 8-0 con un altro portiere, no? Cioè, seriamente, potevamo stare 8-0. Io ve lo dico. E posso ripescare questo video a fine anno. Perché a fine anno lo posso ripescare questo video. O ciò a far fare dei punti alla Salernitana. Datemi retta, farà fare dei punti. Arrivata al fronte la Salernitana. Bonazzoli. La mette in porta. Il Milan si distrae. Punisce Federico Bonazzoli. 7 minuti e mezzo alla fine. Abbiamo una partita tutta da vivere. 2-1. Adri, stai calmo. Adri, stai calmo. Adri, stai calmo. Adri, stai calmo. 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 Cioè, praticamente sul contropiede, dopo una doppia parata di Ochoa, hanno fatto gol. Al primo tiro in porta, raga, hanno fatto gol. Cioè, c'è da bestemmiare all'83esimo contro la Salernitana, vi rendete conto? Che c'è da bestemmiare adesso? Dentro, dentro destra, adesso ci pariamo il culo, vai, Teo. La passiamo la palla! La passiamo la palla! No, io, no, io non posso! Non posso tutte le volte! Non posso! Mi è venuto l'attacco di panico dopo Milan-Fiorentina! Mi è venuto l'attacco di panico, giuro! Giuro, mi è venuto l'attacco di panico! Partita che 80 minuti che la giochiamo nell'area di rigore della Salernitana, stiamo 2-1 l'85esimo! Vi rendete conto? Ma avete fatto prendere l'attacco di panico dopo Milan-Fiorentina! E risiamo lì! Risiamo lì un'altra cazzo di volta! Non imparate mai! Non imparate mai che le partite vanno chiuse! Vanno fottutamente chiuse! A maggior ragione se ti annullano un gol! Vanno chiuse! Vanno fottutamente chiuse! Niente da... No, non imparate mai! Tatarusano che, ragazzi, è una sedia! È una sedia! È un buco! È un Emmental di merda, Tatarusano! È un Emmental di merda! Prende gol dappertutto! Se ci mettiamo a giocare coi palloni della Nivea, prende gol anche con quelli! E non mi dite che è sfiga che ho sciopparato tutto! Perché questa partita qua, la sufficienza te l'ha portata a questo risultato! La sufficienza! Non puoi giocare con la Roma, la Lazio e la Supercoppa così! Non puoi! Leo, che cazzo fai? Leo, che cazzo fai? Col tacco! C'è il risultato empirico col tacco! Sono in 9 davanti, sti qui! Sono in 9! In 9! Hernandez! Basta di giocare di prima! Basta di giocare di prima, Hernandez! Branks dest di tacco! Anche lì sei solo perché la palla è viaggiata sulla testa di tutti i difensori. Il risultato è empirico. Fai gol semplice, gioca semplice. Non c'è bisogno del tuo gol di tacco adesso. Non c'è bisogno. 10 tiri in porta a 1. È questo che non va bene. È questo. Teo, giù in area. Passa la palla. Passa la palla. Branks, passa la palla. Almeno lui la passa. Tonali. Tonali.
fallo Ochoa reattivo. Una presa un altro Ochoa incredibile. La responsabilità di Tatarusano sarebbe anche quella di parare ogni tanto, sapete? Sapete che un portiere dovrebbe usare anche le mani. Leao De Ketel del sinistro. Ne ha presa un'altra. Cioè, ma guarda tu, dopo 12 tiri in porta, come c'è da giocare al 98esimo? Finisce qua. Andate a cagare, perché questa è l'unica cosa che mi viene da dire. Andate a cagare. Tutti gli 11 in campo e quelli in panchina, andate a fare in culo. Basta, ci vediamo per Lecce Milan. Purtroppo.